o sperare e fare, la speranza unita alla concretezza, il fare unito a sperare e lo sperare unito al fare. Noi ci siamo impegnati tanto su questo progetto per riuscire a dire ai nostri coetanei che per arrivare a realizzare i propri sogni bisogna darsi da fare. E anche quando ci si dà da fare, appunto, bisogna anche sperare, bisogna guardare oltre, bisogna credere che ci si può riuscire se si vuole. E questo progetto è nato un po' di tempo fa da un gruppo di Azione Cattolica in cui io facevo parte insieme a dei miei amici, e dopo è stato esteso al di fuori dell'Azione Cattolica, nella consulta degli studenti e con tutti i ragazzi del nostro territorio. Ce l'ha presentato il nostro animatore a una serata giovanissimi e me ne sono innamorata. È stato come un colpo di fulmine. Da prima c'era l'insonnia, poi le farfalline allo stomaco, e da lì sono iniziate le prime gioie ma anche le prime difficoltà. Abbiamo fatto fatica e a volte pensavamo di non potercela fare, ma poi hanno iniziato a mostrarci quanto era bello ciò che stavamo facendo, quello che stavamo costruendo insieme. L'abbiamo voluto portare a tutti, l'abbiamo voluto mostrare dapprima ai nostri amici più stretti, poi a quelli che non ci credevano più di tanto e che ora invece continuano a seguirci e a starci accanto. E poi è arrivato il 6 giugno e lì ci siamo uniti più che mai, lì è diventato una cosa concreta, un amore che sta continuando ancora adesso, e ci sono altre persone che vogliono continuare questo viaggio assieme a noi. Questo progetto ci ha entusiasmato tanto perché quando noi abbiamo visto che potevamo fare qualcosa per gli altri, soprattutto per il Caritas Baby Hospital, siamo riusciti a fare coesione, a condividere le nostre idee e con tutta la forza portarle alle persone più adulte, ai nostri compagni, e a far vedere che quando ci si crede veramente a qualcosa si può realizzare e si può anche far passare un messaggio bellissimo, che è quello della speranza e quello dell'amore per l'azione, per fare le cose per gli altri. Hope mi ha insegnato a relazionarmi con gli altri, a capire bene chi ho davanti prima di parlare. Mi ha insegnato a non aver paura di chiedere anche più volte per una cosa in cui credo. Hope mi ha insegnato a non smettere di sognare.